Salve, buongiorno, benvenuti al nostro webinar sugli appalti innovativi e l'e-procurement. Vi ricordo che questo è un webinar come gli altri a cui alcuni di voi avranno sicuramente partecipato, che ricade nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la transizione digitale nella PA, nell'ambito del progetto Italia Login, la casa del cittadino, che Formez gestisce per conto di Agid. In particolare, questo webinar ricade all'interno delle attività della linea 1, gestione della trasformazione digitale. Allora, come avrete sicuramente visto dal programma, oggi abbiamo diciamo, un ordine del giorno, un programma molto ricco. Abbiamo 9 interventi. Che saranno appunto svolti dai nostri ormai esperti di Agid, che sono Mauro Drauli, Tommaso Ederoclite, Emanuela Mariotti, Enrico De Grazia e Guglielmo De Gennaro. Ci sarà un intervento anche di Antonella Fancello di Formez e parleremo appunto di un tema in cui Agid è, diciamo, di cui Agid è portatore di conoscenze e anche di esperienza ormai da anni, che è proprio quello degli appalti di innovazione e dell'e-procurement. Come sapete, per questo esiste anche un portale che si chiama Appalti Innovativi. Io vi ricordo che questo webinar lo ritrovate registrato da domani in poi sulla stessa pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti, insieme ai materiali che utilizzeranno, le slide che verranno utilizzate dai nostri esperti. Potete porre delle domande in chat. Oggi abbiamo poco tempo per rispondere alle domande, ma nel caso appunto o vi sarà risposto in forma scritta e la risposta verrà, diciamo, inserita nella pagina di Eventi PA, oppure potremmo anche organizzare un webinar successivo, sempre entro aprile, per approfondire un po' gli argomenti che sono rimasti più oscuri. Allora, io lascerei la parola a Mauro Drauli, che ha il primo intervento. Abbiamo già fatto la prova audio-video, però se provi a parlare, Mauro, vediamo se ti Sì, sentiamo. buonasera a tutti, mi sentite? Benissimo, Ecco, allora, sì, metto il bene, microfono buon un po' più webinar. avanti. Buonasera a tutti. Allora, questa ora e mezza tratterà di un modo un po' nuovo di fare appalti, di cui forse avete già sentito parlare o forse no. In questo titolo, quindi i concetti sono l'appalto. L'appalto per ovviamente fare acquisti. Ma fare acquisti di cosa? Fare acquisti non solo di prodotti a scaffale, di beni e servizi che sono già in un catalogo, ma per fare be acquisto di beni e servizi che contengono degli elementi nuovi di innovazione, quindi diversi da quelli che usiamo abitualmente. Inoltre, scusate, c'è un'interruzione nel video di Mauro. Cerchiamo di capire cos'è successo perché avevamo fatto le prove audio-video, è andato tutto bene. Adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento, cercando di capire cos'è successo. Non so se anche Mauro era collegato da browser e non da app. pronto? Ecco, adesso ti vediamo e sentiamo. Ok, riprendi. Sì, riprendo. Sì, non so cosa sia successo. Comunque, dicevo, le tre parole chiave. È un appalto. Parliamo quindi di appalti. Ne facciamo tanti. Un po' diverso perché andiamo a comprare delle cose nuove e soprattutto queste soluzioni nuove che vogliamo acquistare vanno in risposta a dei fabbisogni concreti, spesso espressi in maniera, se possibile, genuina da parte dei territori, delle città, delle scuole, dei pazienti di un ospedale, dei medici di un ospedale,
vi aiuteremo a entrare in un meccanismo, in una storia in cui le amministrazioni più grandi forse possono permettersi di affrontare questi appalti di innovazione autonomamente. Le amministrazioni più piccole più probabilmente possono avere la possibilità di avere il coraggio di esprimere questi fabbisogni e aggregandoli tutti insieme si può andare a cercare una soluzione che sia valida per più soggetti tutti insieme. È un tema molto rilevante quello degli appalti, lo conoscete benissimo, siete tutti di pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione spende cifre importantissime che quindi hanno un impatto anche sull'economia. Qui si riporta un'affermazione della direttiva europea sugli appalti del 2014, considerando 47, e leggendolo penso si comprenda che cosa ci vuole dire la Commissione europea e ciò che è ragionevole, che le pubbliche amministrazioni dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici per stimolare l'innovazione, per sfidare il mercato, per dire no, io voglio di più di quello che già c'è in catalogo, voglio provarlo con voi. E vi stimolo quindi mercato ad andare oltre, un pochino oltre i vostri limiti attuali. L'acquisto di prodotti, servizi innovativi, ma qui si citano anche i lavori, è un tema che Agid normalmente non affronta, ma certamente anche i lavori possono avere caratteristiche innovative, svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici. Quindi consente alle pubbliche amministrazioni di avere qualcosa di più, dei servizi migliori. Nello stesso tempo può andare ad affrontare le principali sfide a valenza sociale. L'oggetto di queste gare spesso è l'uomo, i bisogni delle persone. E la persona, diciamo, è l'elemento più complesso che conosciamo. E quindi affrontare il bisogno delle persone richiede spesso ricerca, sviluppo, innovazione. Io proseguirei chiedendo anche alla regia, se possibile, noi abbiamo un minuto di un filmatino, un piccolo filmato che illustra il tema, al termine del quale vorremmo sottoporvi una domanda, un piccolo sondaggio, anche per comprendere quanti di voi, insomma, già hanno avuto a che fare con questi temi. Credo che stia partendo il Innovazione, filmato. progetti, crescita e tecnologia. In una parola, appalti innovativi. Ne hai mai sentito parlare? Gli appalti innovativi sono una delle principali leve per modernizzare il paese, perché rivoluzionano il modo di fare gli acquisti della pubblica amministrazione. In pratica, tramite gli appalti innovativi, la pubblica amministrazione lancia una sfida al mercato, esprimendo i fabbisogni del territorio e dei cittadini. Gli operatori che raccoglieranno la sfida proporranno la soluzione più in linea con le esigenze dell'amministrazione, realizzando un prodotto non ancora esistente. Uno strumento dunque che rinnova l'Italia in tutti i settori, dalla sanità alla mobilità urbana, dalla gestione dei rifiuti al turismo. Per saperne di più vai su appaltinnovativi.gov.it. Ecco, Mauro, ti vediamo di nuovo frizzato, tu ci senti? Eccoti. Sì, Ok. quindi se avete avuto modo di seguire questo breve filmato e questa mia breve introduzione, la prima domanda che vi chiediamo è semplicemente: ma ne avevate sentito parlare? Questo ci aiuta anche ad andare avanti in questa sessione pomeridiana, avendo una maggiore consapevolezza. Sappiamo che non è un tema molto conosciuto, quindi ci aspettiamo questa prevalenza di no che in qualche modo stiamo vedendo. Se è possibile, mentre adesso insomma, il sondaggio va avanti, tra poco potrò proseguire con le ultime due slide prima di passare
la parola prima di passare la parola ad Antonella Fancello. Ok, qualcuno dice che non ha potuto vedere il video, non si è perso nulla, insomma, il seminario può continuare tranquillamente. Non ho visto qual è stato il risultato finale, qualcuno me lo può dire, ma comunque io proseguo. Vedevo che stavamo intorno a 2/3, 1/3 più o meno. Ok, quindi stiamo intorno appunto 70 e 30, che ci dà un'idea di quella che oggi è un po' la conoscenza di questo tema, ma Agit è un po' il punto di riferimento su questo, quindi forse se ne avete sentito parlare, ne avete sentito parlare anche da noi. Direi che possiamo anche terminare il sondaggio perché l'idea ce la siamo fatta. Ok, voi circa il 30% di voi lo conosce, il 70% no. Si fanno gli appalti di innovazione in Italia? Sì, un po' si fanno. C'è un programma che si chiama Smart Italy e che mette circa 90-100 milioni di euro finanziati da Mimit, da Murra, PCM, Agid per fare degli appalti. Qualcuno ne stiamo facendo nell'area della mobilità, della salute, altri ne faremo. E poi Agid ha comunque degli accordi con i soggetti che vedete qui, alcuni di essi proprio in alcuni casi proprio per fare appalti di innovazione. Come vedete, si tratta molto spesso ancora di amministrazioni di grandi dimensioni, però stiamo cominciando a lavorare anche sui territori, c'è Regione Calabria, c'è Regione Campania, c'è Regione Lombardia, anche se con la Lombardia ancora non stiamo pensando a fare appalti. Questo è un andamento un pochino nel tempo negli ultimi anni della spesa. Come vedete, cominciano ad esserci anche appalti importanti e la spesa per appalti di innovazione Ecco Mauro, sei bloccato di nuovo, sei di nuovo frizzato, infatti non si sente, vediamo se appunto sì, non ha una buona connessione, è strano perché si trova in ufficio, prima abbiamo fatto le prove e andava tutto bene, ma questo direi che è un grande classico. Allora aspettiamo se intanto Mauro prova a rientrare come ha fatto prima. Vediamo un po'. Io vi vedo e vi sento. Ok, noi ti sentiamo ma non ti vediamo. Prova a disattivare. Adesso forse sì. Pronto? Sì, ti sentiamo, vai pure, Mauro. Ok. Quindi una sessione di racconto di un'esperienza in cui ascoltiamo i territori, le amministrazioni comunali, poi un approfondimento sulle procedure di acquisto, quelle di codice, ora il codice è appena cambiato, ma i concetti non no. Una nostra esperienza su come la comunicazione entra in questo processo, poi l'utilizzo dell'e-procurement, delle piattaforme digitali per consentire a tutti di partecipare. Infine un piccolo racconto di un caso e infine vi diremo quali sono alcuni strumenti che già utilizziamo. Quindi mi auguro che questo possa essere interessante per voi e passo la parola a Antonella Fancello per il primo intervento dopo di me. Ci sono, semplicemente come accade spesso, ho difficoltà a condividere la mia schermata. Adesso ci riprovo. Intanto, buon pomeriggio a tutti. Allora, ci siamo quasi.
Perfetto, aspetto un feedback da parte vostra che mi diciate che riusciate a vedere questa schermata di appalti innovativi. Perfetto. Allora, vi presento, sono Antonella Fancello, sono quel pezzetto di Formez che ha fatto parte del gruppo che ha progettato e implementato i contenuti della piattaforma di appalti innovativi. Come Formez abbiamo portato all'interno del progetto la nostra esperienza per ciò che riguarda la creazione di community. Questa è stata una sfida abbastanza originale per noi, intanto perché ci ha fatto conoscere un mondo anche per noi molto nuovo, quindi anche noi ci saremmo trovati in difficoltà un paio d'anni fa a rispondere a quella domanda: conosci gli appalti innovativi? Adesso li conosciamo un po' di più e li conoscono abbastanza di più anche gli interlocutori che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 2 anni che sono entrati a bordo delle sfide degli appalti innovativi all'interno del progetto Smarter Italy. Allora, quelle che vedete sono le news che abbiamo lanciato di settimana in settimana, man mano che abbiamo incontrato i referenti delle 23 amministrazioni, dei 23 soggetti ospitanti tra città e borghi intelligenti che sono state assolutamente protagoniste nel raccontarci tutto ciò che aveva a che fare con i problemi di sostenibilità dei loro territori in quello che abbiamo chiamato Help Desk settimanale si svolge ogni mercoledì a partire dalle 11 e che ha dato valore proprio a quell'emersione di fabbisogno di innovazione che arrivava dai borghi e dalle città dai nord e sud d'Italia. Io qui ho la mappa, ce l'ho qui davanti. Quanti in realtà di primo acchito ci sembrava non avessero nulla a che vedere con Corezzo, con Carbonia, con Catania, con Grottammare, con L'Aquila, ecco, non le cito tutte. Di fatto, parlando con tutti loro di settimana in settimana, ci siamo resi conto che le esigenze erano abbastanza eterogenee, però omogenee per certi versi. Ed è proprio l'obiettivo che siamo contenti di aver raggiunto con i nostri incontri settimanali, che è stato quello di interagire con le comunità che come dire, si confrontavano per la prima volta con l'Open Innovation, di cui parlerà molto meglio dopo di me il dottor De Gennaro, ma che più di tutto si sono potute confrontare, quindi hanno potuto creare a loro volta una loro rete interna per parlare di mobilità sostenibile, non solo, perché poi ricordo che all'interno dei nostri spazi ha interagito anche, per esempio, l'ambito di Casarano, che è stato protagonista Antonella, di una scusa, ci sfida che sentiamo a riguardava le tratti. tecnologie a Scusa supporto Antonella, perché dello forse spettro autistico. ti sentiamo un po' a tratti in maniera. No, no, Interrompo no, la prova condivisione, a togliere Patrizia. il video, lascia la condivisione e prova a togliere il tuo video. Poi ti ricolleghi con la webcam quando togliamo la condivisione. Per adesso togli il video, vediamo se ti. L'hai Dovrei tolto, averlo provaci. tolto? O mi vedete ancora? Allora, posso dare qualche numero, nel senso che nell'arco dei 2 anni di attività in cui il Formes ha accompagnato la nascita delle community degli appalti innovativi, abbiamo fatto circa 36 incontri settimanali ai quali No, hanno partecipato da un Antonella, minimo di due a un massimo di per sì, 10, quindi si prosegue, quindi togli sempre la condivisione e riappari il video. tolgo la condivisione. Sì, tolgo la condivisione e rimetto il video. Allora, dicevo, circa 36 incontri settimanali ai quali hanno partecipato da un minimo di 2 a un massimo di 10, 12, 15 comuni per volta, che poi hanno avuto anche la possibilità di interagire
Agire all'interno di uno spazio community in una piattaforma che è il nome di Open 2.0, all'interno della quale avevano anche la possibilità di interagire tra di loro, al di là del fatto che poi noi fossimo degli intermediari. Quindi collegamento nostro uno a molti settimanale, uno a uno tra di loro, e poi anche dando loro la possibilità di avere degli incontri diciamo un po' più limitati tra noi e la singola amministrazione per risolvere singoli problemi. Ci è piaciuto molto perché è molto nell'ottica dell'open innovation, della procedura d'appalto, l'abbiamo detto più volte, che non inizia con il bando ma con un dialogo. Abbiamo cercato di supportare il più possibile questo dialogo e come dire, siamo abbastanza soddisfatti dell'esito, dei risultati raggiunti, e ci auguriamo anche che le 23 comunità che sono state protagoniste di tutti questi incontri e continueranno ad esserlo nelle comunità, continueranno a beneficiare di questa interazione per fare rete tra di loro. Grazie, io avrei finito. Guglielmo, ci sei? Dai, che ci Sì, io ci proviamo. sono, no. Buonasera a tutti. Sì, proviamo, anzi, vi prego cortesemente, se anche io dovessi avere problemi di collegamento, di avvisarmi subito in modo che elimino il video perlomeno, anche perché non è una grossa perdita. Ok, stiamo parlando di appalti di innovazione. Come ha detto anche Mauro, cosa sono gli appalti di innovazione? Sono delle procedure, una serie di strumenti che il legislatore europeo e poi italiano hanno messo a disposizione di noi tutti, degli acquirenti della pubblica amministrazione, si sente a tratti bloccato e allora, scusate, levo il video. Facciamolo subito. Ok, spero che adesso si possa sentire meglio. Datemi un feedback cortesemente. Sì, si sente meglio, Guglielmo, vai. Ok, allora proviamo ad andare così. Oggi la piattaforma non ci assiste. Dicevamo, una serie di strumenti che il legislatore europeo e quindi poi italiano ha messo a disposizione noi acquirenti pubblici per riuscire a comprare cose diverse rispetto ai prodotti messi a scaffale. In realtà però non sono necessariamente strumenti pensati esclusivamente per gli appalti in azione, perché tra di essi troviamo appunto una serie di istituti giuridici. Ecco, non scorrevo le slide. Una serie di istituti giuridici che in realtà sono a disposizione dell'acquirente pubblico anche per acquisti non di innovazione, ma che comunque presuppongono una certa complessità. Oggi io mi trovo a parlare, forse il primo in assoluto, in termini giuridici, all'indomani della pubblicazione del nuovo codice, però oggi non faremo un approfondimento specifico sugli singoli istituti perché non c'è il tempo, ovviamente. Ma incomincio a rassicurarvi perché il nuovo codice in realtà non ha cambiato molto per gli istituti che tratteremo oggi o di cui accenneremo oggi. E in realtà poi oggi quello che proveremo a proporre, più che adesso è diciamo, un approfondimento sui singoli istituti, è una descrizione di quell'approccio che accomuna questi appalti di innovazione e che in realtà poi, perché è importante? Perché in realtà è esportabile anche nelle procedure altre, in quanto con gli appalti di innovazione si può fare non soltanto un acquisto di innovazione, ma si può fare anche innovazione negli appalti, andando a cambiare quel paradigma relazionale che lega stazione appaltante, parte pubblica, quindi parte domanda pubblica, e offerta, operatori di mercato, e che oggi, sapete perfettamente, non è ottimale perché spesso e volentieri vede le due parti contrapposte, con pregiudizio per quanto che concerne l'efficacia e l'efficienza degli appalti. L'approccio che noi proponiamo invece è un approccio collaborativo che è perfettamente coerente con quello che dice il framework normativo degli appalti, anzi in realtà ne sposa la teleologia e il vero spirito. Dicevamo quindi cassetto degli attrezzi. Nel cassetto degli attrezzi abbiamo una serie di strumenti. Nell'articolo 59 del decreto legislativo 50, quindi il codice ancora oggi in vigore, ancora oggi efficace, sapete perfettamente che il legislatore ha graduato l'utilizzo degli istituti procedurali, dicendo sostanzialmente che
sono procedure ordinarie, sono quelle da prediligere, la procedura aperta e la ristretta. Allo stesso tempo però ha previsto le casistiche per le quali è possibile utilizzare altre procedure, tra cui appunto la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo. E tra le casistiche, le fattispecie per le quali è possibile fare ricorso a queste procedure, vi è anche appunto quella dell'acquisto di soluzioni e progettazioni innovative. Allo stesso tempo, nel stesso articolo, ha disciplinato l'utilizzo di quello che è il partenariato per l'innovazione, rinviando poi allo specifico articolo che è il 65. Oggi abbiamo analoghe disposizioni, dicevamo, nell'articolo 70 che riguarda le procedure di scelta e relativi presupposti, mentre le singole procedure sono state riportate, 62 era il 50 per la procedura competitiva con negoziazione, l'abbiamo il 73 nella competitiva con nel decreto legislativo 36, 64 dialogo competitivo del codice ieri, 74 nel nuovo codice, 65 e poi alla fine troviamo in entrambi i codici una disposizione che riguarda i servizi di ricerca e sviluppo, che in realtà sono esclusi dal codice, in quanto se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 158 del decreto legislativo 50 oppure il 135 al 36, appunto, devono soltanto rispettare i principi generali del framework normativo e del codice stesso. Quando utilizzare questi strumenti? In realtà c'è una gradualità. Noi abbiamo che se ci troviamo di fronte a una situazione in cui in realtà il mercato non è neanche incominciato un percorso di ricerca e sviluppo per realizzare una soluzione che corrisponda all'esigenza che noi esprimiamo, e allora dovremo fare ricorso a un processo che permetta di fare questa fase di ricerca e sviluppo, e quindi utilizzare un approccio che può essere quello precommerciale per gli acquisti dei servizi di ricerca e sviluppo, o adottare l'istituto del partenariato per innovazione, oppure qualora invece questa fase di ricerca e sviluppo fosse già stata implementata dal mercato, ma lo stesso non avesse ancora industrializzato e standardizzato la soluzione, raggiungendo quindi esclusivamente questa un livello prototipale, allora avremo che saranno utili per il nostro acquisto procedure comunque ancora dialogate, come appunto il dialogo competitivo o la procedura competitiva con negoziazione. Quindi il tipo di strumento viene, il tipo di istituto giuridico procedurale, viene scelto in ragione del grado di maturità delle soluzioni presenti sul mercato. Ma questo com'è possibile che venga appurato? In realtà dobbiamo partire dall'esigenza. Io nel frattempo, mentre parlo, chiederei ai colleghi di Formel di far partire anche il primo sondaggio, in modo tale poi da poter tarare anche le cose che dirò, sia pur molto rapidamente. Quindi chiederei anzitutto di sapere da parte vostra se già conoscevate queste procedure, le procedure previste dal codice utilizzabili per gli acquisti di innovazione, oppure no. Chiedo cortesemente alla regia se può spostare leggermente il sondaggio, perché sennò mi copre le frecce e non riesco a utilizzare, non posso andare avanti nella... Ecco, perfetto, grazie mille. Dicevamo, abbiamo parlato di esigenza, quindi noi dobbiamo innanzitutto partire dal bisogno che dobbiamo esprimere, perché spesso e volentieri siamo guidati nei nostri acquisti da dei bias che fanno riferimento alle soluzioni che conosciamo. E invece no, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo, in acquisti di innovazione, ma in generale, andare a definire qual è l'esigenza, anche per avere la capacità poi di valutare quello che è il mercato aggregato. Perché spesso e volentieri la risposta del mercato, soprattutto quando parliamo di questa tipologia di acquisti, è proporzionale al tipo di domanda prospettica che si può andare a definire. Quindi il mercato può essere interessato vieppiù a sviluppare nuove soluzioni in ragione delle potenzialità del mercato della domanda aggregata. Quindi andiamoci a chiedere realmente di cosa abbiamo bisogno. Ma in realtà, come dicevamo, e io qui continuo a fare il parallelo appalti innovazione, appalti ordinari, appalti non di innovazione, diciamo così, in realtà
l'esigenza dovrebbe essere definita per qualsiasi tipo d'appalto e dovrebbe essere uno step precedente alla programmazione. L'attuale codice, infatti, parla di quadro esigenziale all'articolo 3, comma G, 4 volte G, non IS, adesso è poco importante, e definisce cos'è il quadro esigenziale, che sostanzialmente va a richiedere appunto una valutazione di quelli che saranno poi le specifiche esigenze qualitative e quantitative che debbono essere soddisfatte in ragione poi dell'utilizzatore finale dei nostri servizi, delle nostre prestazioni, perché dobbiamo ricordare che al centro poi dei servizi della pubblica amministrazione c'è il cittadino. Oggi nel nuovo codice, che è strutturato in maniera leggermente differente, si parla ancora di quadro esigenziale, sia pur nell'allegato 1.7, sezione 1, articolo 1, quando appunto va a analizzare quelli che devono essere i requisiti della programmazione, ed ecco che appunto viene a maggior ragione legata alla progettazione vera e propria come uno step essenziale, perché non si può partire dalla programmazione per fare progettazione se non si ha ben chiaro qual è appunto l'esigenza alla base. Quindi definizione dell'esigenza e rappresentazione dell'esigenza quindi al mercato. E allora anche qui un istituto fondamentale per tutto il nostro percorso di dialogo, che poi vedremo essere la declinazione del paradigma dell'open innovation nell'ambito degli appalti pubblici, e che quindi potremo definire come open innovation procurement. E dicevamo quindi rappresentazione al mercato della nostra esigenza. Come posso farla? Come devo farla? Anche qui il legislatore ci ha messo a disposizione un istituto. L'istituto, ribadisco, non solo a beneficio degli appalti innovazione, ma di tutti gli appalti per i quali può essere utile un confronto col mercato. Quindi ovviamente non per appalti estremamente standardizzati, cioè se io devo comprare la carta per la stampante, non aggraverò la procedura con una fase di consultazione, ma lì dove ho l'esigenza di acquisire informazioni, documentazione, dati tecnici, ma anche semplicemente un posizionamento o di venire a conoscenza dello stato di maturità delle soluzioni, ecco che in questo caso la consultazione preliminare di mercato è fondamentale. Direi che è la chiave di volta del nostro processo. E vediamo che anche in questo caso il nuovo legislatore del, qui è sbagliato scrivere il riferimento normativo, pardon, il 36 del 23 ovviamente, vi rendete conto che c'è stato un errore nella digitazione, noi dicevamo nell'articolo 77 di questo nuovo codice riprende praticamente in maniera pedissequa quello che già era presente nel disposto dell'articolo 66 del codice del 50, al netto delle prime 3-4 parole. In questo caso ho riportato comunque il testo dell'articolo 66, proprio perché sono praticamente sovrapponibili. E in questo caso appunto il legislatore ci dice dialoghiamo col mercato e utilizziamo quelle informazioni che il mercato ci dà, perché in questa maniera avremo eliminato quella simmetria informativa che separa la stazione appaltante, il lato pubblico, dal mercato, gli operatori di mercato. E la simmetria informativa, vi premetto che è bilaterale, perché come la stazione appaltante non conosce le soluzioni proponibili dal mercato, non conosce bene il mercato, allo stesso tempo sono gli operatori di mercato che non conoscono la stazione appaltante e quindi in questa maniera riescono a fare un vissuto su misura e a conoscere realmente quella che è l'esigenza e il fabbisogno sotteso. Non esiste un obbligo giuridico in termini di utilizzo di questo strumento, ma è vivamente sollecitato, ma soprattutto poi quando lo si dovesse utilizzare non esistono obblighi di pubblicità legale, ma il nostro obiettivo non può che essere quello della massima diffusione. Vedremo con i colleghi della comunicazione come noi in Agile abbiamo poi declinato tutto questo. E quindi devo diffondere il più possibile la notizia affinché ci sia la massima partecipazione da parte del mercato, perché così tramite la partecipazione al mercato io sì che potrò realmente andare a misurare il grado di maturità delle soluzioni esistenti, e questo tramite ad esempio scale di valore come quello del TRLS. E anche in questo caso la validità di questa misurazione è bilaterale, perché anche gli operatori di mercato in questa maniera potranno andare a valutare la corrispondenza delle proprie idee, delle proprie soluzioni e le proprie progettualità rispetto all'esigenza, e di conseguenza andare eventualmente a rappresentarsi in gara attraverso un'aggregazione
con altri operatori, che quindi possa in questa maniera andare a proporre la soluzione più efficace e più efficiente rispetto all'oggetto della gara, che poi successivamente alla consultazione di mercato dovesse essere pubblicata. Infatti, come dicevo, questo processo altro che non è che è una declinazione del paradigma dell'open innovation, e attraverso il funnel noi abbiamo che i soggetti operatori di mercato entrano o fuoriescono per poi dare il loro contributo durante il percorso stesso ed uscire poi dal funnel attraverso l'aggregazione migliore che ritengono opportuno costituire per rappresentarsi in offerta. Sto andando molto velocemente perché il tempo non è tanto. In questo caso quindi noi che succede? A valle in questo caso della procedura di consultazione di mercato avremo la possibilità di individuare in maniera più puntuale e corretta quale che è l'oggetto dell'acquisto che andremo a fare. In ragione dell'oggetto avremo sì in questo caso l'opportunità di scegliere la procedura più corretta, perché come abbiamo detto all'inizio, se ci troviamo nel caso per il quale abbiamo bisogno di implementare un processo di ricerca e sviluppo, allora in quel caso potremo scegliere tra l'utilizzo dell'approccio precommerciale oppure il partenariato per l'innovazione a seconda della strategia di gara e dell'esigenza di un'immediata acquisizione anche della soluzione finale. Qualora invece ci dovessimo trovare di fronte a soluzioni prototipate ma non ancora commercializzate, allora potremo far ricorso a quelle altre procedure come il dialogo competitivo piuttosto che la competitiva con negoziazioni, che permettono l'acquisto di soluzioni appunto innovative non ancora industrializzate, ma che hanno già completato quindi il percorso di ricerca e sviluppo. E questo attraverso una procedura che continua ad essere dialogata e che quindi permette di dare seguito a quel percorso di consultazione che avevamo avviato. Le soluzioni commerciali a questo punto che dovessero emergere durante la consultazione di mercato ovviamente saranno oggetto di un acquisto con gli ulteriori e più abituali strumenti del codice dei contratti. Io a questo punto, mentre continuo a chiacchierare, chiederei ai colleghi di Formez di lanciare il secondo sondaggio per vedere quanti di voi hanno eventualmente partecipato agli appalti, e a questo punto io chiederei anche a loro stessi se hanno partecipato a un appalto di innovazione, ma avvalendosi di questo approccio. Quindi dicevamo però, qual è oggi come oggi che viviamo sul digitale, viviamo nel digitale, viviamo quasi anche per il digitale, lo strumento migliore per gestire questo tipo di rapporto con il mercato, questo tipo di percorso di open innovation procurement? Beh, la risposta l'ho già data, nel senso è digitale. Noi a Ottocollo siamo passati durante il periodo della pandemia da una gestione analogica a quella digitale e abbiamo cercato di riprodurre in questo contesto quelle che erano le dinamiche dell'open innovation e che noi stimolavamo in presenza. Quindi abbiamo utilizzato una piattaforma che appunto riproducesse queste dinamiche, e dobbiamo dire che il vantaggio è stato significativo, perché ovviamente il digitale è quanto più inclusivo possiamo, e di quanto più inclusivo possiamo pensare, e quindi quei soggetti che molte volte sono avulsi dalle procedure di gara, startup, PMI, enti di ricerca, e che comunque già comparivano nelle nostre consultazioni in maniera significativa, sono stati ancor più inclusi in questi processi nel momento in cui c'è stato appunto questo passaggio, proprio perché questa possibilità ha azzerato anche i costi di partecipazione che sono collegati a un evento in presenza, e che per soggetti come appunto quelli che citavo prima possono essere un limite alla partecipazione, in quanto non permettono quella conoscibilità delle nostre dinamiche, dei nostri processi, che può poi man mano coinvolgere soggetti anche così distanti. E in realtà i risultati sono stati ottimali. Abbiamo avuto infatti, voi vedete adesso questo grafico, che andrebbe poi spiegato in maniera un po' più puntuale, perché i dati non sono mai autoesplicativi, però il picco che noi abbiamo con la consultazione Smart Mobility in questo grafico è proprio coincidente con l'utilizzo delle procedure digitali, e anche i successivi valori di altre procedure che sembrano portare a un calo, in realtà
un calo non rappresentano perché devono essere relazionate poi alla durata delle singole procedure, al valore delle singole procedure e quindi alla, anche alla verticalità dell'oggetto che veniva discusso. Ma dalla Smart Mobility in poi in realtà tutto ha avvalorato l'importanza del digitale anche nella fase di consultazione di mercato, quindi nella fase pre-pubblicazione del bando. Invece poi nella parte di procurement parla molto meglio di me la collega che seguirà nella mia relazione. E quindi dicevamo, giusto per fare un esempio, Smart Mobility, la consultazione, l'oggetto aveva un valore di circa 20 milioni, ma abbiamo coinvolto oltre 900 persone giuridiche, con una partecipazione estremamente significativa delle start-up e le PMI, in quanto arriviamo al 50% della partecipazione. Quindi estremamente importante. E in realtà questi dati sono stati confermati da quella che poi è stata anche la rappresentazione e la partecipazione ai singoli eventi. In quanto, per esempio, già al primo evento online noi abbiamo avuto una presenza contemporanea di oltre 650 individui, e anche in questo caso, per esempio, le start-up erano presenti nel 40%, mentre i centri di ricerca e università nel 9%. Quindi, come vedete, dati che vengono confermati e corroborati. E anche poi, successivamente alla pubblicazione della procedura di gara, abbiamo avuto lo stesso tipo di partecipazione. Abbiamo avuto una partecipazione estremamente importante per quello che riguarda le PMI, le start-up, ancora una volta sopra il 40%, centri di ricerca e università del 15%, grandi imprese 44%. Ovviamente tutto questo però deve essere poi rapportato, qui abbiamo anche una rappresentazione dei quesiti. Perché i quesiti sono importanti? Perché in realtà, andando a analizzare questo dato, ci si rende conto che paradossalmente le start-up e le PMI, che dicevamo essere i soggetti più avulsi dal nostro mondo degli appalti, hanno avuto meno bisogno di chiarimenti, perché partendo, diciamo, da tabula rasa, si sono trovati di fronte a un linguaggio, una comunicazione che per loro era facile e congeniale. Invece le grandi imprese, i soggetti abituati a partecipare agli appalti, si sono trovati di fronte a un qualcosa di differente rispetto a quello a cui erano ordinariamente abituati e di conseguenza hanno avuto bisogno di chiedere chiarimenti. Ma questo non ha frenato in nessun modo la partecipazione. Ovviamente quando implementiamo procedure di questo tipo poi, non solo è importante la caratterizzazione della comunicazione e della gestione della fase di consultazione di mercato, ma è altrettanto importante poi tutta la gestione documentale, la parte dei requisiti e via dicendo. E ho portato giusto un esempio qui per far capire anche come ciò sia collegato ai quesiti a cui facevo riferimento prima. Infatti, il partenariato per innovazione, che abbiamo detto essere disciplinato all'articolo 65 del decreto legislativo 50, oggi siamo a 75 con il nuovo codice, chiede in maniera specifica che i criteri relativi alla capacità del settore ricerca e lo sviluppo siano in realtà alla base della selezione degli operatori. Quindi deve essere valorizzato quello che è poi il requisito importantissimo e fondamentale per dimostrare la loro capacità in termini di ricerca e sviluppo che caratterizza il processo di implementazione della soluzione. E questo come abbiamo provato a declinarlo noi. E questo ribadisco un esempio che può essere valido anche per gli altri tipi di procedure. Abbiamo in realtà cambiato un pochettino le regole del gioco in termini di requisiti e siamo andati a mutuare quelli che erano i requisiti previsti dalla norma per l'iscrizione nel registro delle PMI e startup innovative, ovviamente modulandoli in maniera tale che quell'approccio per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione di startup e PMI innovative non divenisse poi un ostacolo alla partecipazione delle grandi imprese. E ciò quindi non soltanto in termini di requisiti di capacità economica e finanziaria, ma anche di capacità tecnica e professionale, andando appunto a riprendere quelli che erano i dettati della norma a cui facevo riferimento prima. Ovviamente anche in questo caso, giocando sulle leve in maniera tale che quei requisiti che potevano essere dalla norma previsti come alternativi, in questo caso divenivano anche cumulativi, creando in realtà una vera e propria selezione in termini qualitativi degli operatori che si fossero poi presentati alla procedura di gara. E il cambiamento a questo punto
è stato poi evidenziato, come dicevo prima, dalle domande. Perché io ho riportato quello che è stato la richiesta, il quesito posto da un big player, che era poi in realtà raggruppato con altri soggetti in RT, e che anzitutto ci chiedeva una proroga dei termini di presentazione delle domande, proprio perché erano spiazzati, non avevano ben chiaro come andare anche a dimostrare i requisiti di gara, ma poi perché, appunto, lo dice in maniera chiara, la procedura incentivava i raggruppamenti con enti di ricerca e direi startup e PM innovative, anche se non è stato scritto, perché loro avevano intenzione di raggrupparsi con enti di ricerca, che non sono abituati a partecipare, ma in realtà il problema era il loro, che non erano abituati a raggrupparsi con startup e PM innovative. Quindi vedete come, attraverso gli appalti di innovazione, in realtà siamo riusciti e possiamo fare innovazione degli appalti, andando a soddisfare quel mantra che poi il legislatore ci ripete da anni, cioè la rimozione degli ostacoli che non permettono la partecipazione di startup PMI innovative, non solo innovative, startup PMI in genere, ai nostri appalti. E quindi, come vedete, in questo caso andiamo totalmente a cambiare le regole del gioco e possiamo poi mutuare questo approccio anche negli appalti ordinari. Direi che vi ho rubato abbastanza tempo e vi ho tediato a sufficienza, le domande eventualmente le soddisferemo dopo o in maniera sincrona o asincrona. Lascio la parola invece a Tommaso Eroclide, il collega che si occupa di comunicazione, che vi dirà appunto come questa fase, nello specifico di Smart Retail e di Smart Mobility, è stata gestita lato comunicazione. Grazie mille. Grazie Guglielmo, mi auguro che mi sentite, che non ci siano problemi come quelli visti in precedenza. Allora, io sono Tommaso Eroclide, lavoro all'Agenzia per l'Italia Digitale presso l'Ufficio di Comunicazione Pubblica e Relazioni Esterne e di Segreteria Organizzativa dell'Agenzia. Allora, la mia presentazione va un po' a valle di quella che comunque è stata la presentazione molto tecnica, un po' più tecnica di Guglielmo, perché va a coprire un aspetto che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare un piano di comunicazione intorno al progetto Smarter Italy, che vedeva diversi partner coinvolti come il MUR, l'ex MISA, attualmente MIMIT, e il Dipartimento per la transizione digitale. Noi avevamo questo punto, avevamo l'esigenza di dover comunicare un progetto che era quello di Smarter Italy, il programma promosso, come ho detto, dal Ministero, dal MIMIT, dal MUR e dal Dipartimento, dove il programma veniva attuato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Quando ci siamo confrontati con il progetto, ci siamo accorti che all'interno del piano di comunicazione che comunque dovevamo costruire intorno al progetto Smarter Italy, avevamo un altro, diciamo, tipo di problema di comunicazione, cosa che abbiamo notato anche dai sondaggi che comunque sono stati programmati prima del mio intervento. C'era un problema di conoscenza, ma anche di formazione, di diffusione dello strumento degli appalti innovativi, perché avevamo quindi questo doppio, diciamo, punto di comunicazione da dover fare, e ci siamo posti nel piano di comunicazione le classiche domande, no? Quali sono gli obiettivi generali e quali sono gli obiettivi specifici di questo piano di comunicazione che doveva accompagnare il progetto Smarter Italy? Al progetto obiettivi generali avevamo le classiche risposte di comunicazione: che bisognava rafforzare l'identità e l'immagine del progetto, creare una community, come ha presentato prima la collega Fancello, intorno al progetto Smarter Italy, che riguardava sia i borghi ma anche i grandi comuni, gli operatori economici, l'università e ricerca, il terzo settore. Ma ci siamo dovuti porre anche un altro problema, che è quello là del formare, diffondere e far conoscere la procedura degli appalti innovativi, dello strumento appalti innovativi, e intorno a questo individuare e costituire anche un pubblico di riferimento sul tema degli appalti innovativi. Quindi avevamo questo doppio obiettivo di comunicazione che andava un po', come dire, a metterci dal punto di vista della comunicazione su due piani, e quindi ad allargare di molto il piano di comunicazione che noi dovevamo fare. Quindi ci trovavamo
davanti a un doppio obiettivo. Il primo era quello di dover comunicare le innovazioni che portavamo avanti attraverso il progetto Smart Italy, ma anche di dover comunicare uno strumento innovativo di per sé, che era quello degli appalti di innovazione. Poi c'erano gli obiettivi locali del progetto e questo riguardava un po' di più, diciamo, il rapporto che si ha con i comuni, con i borghi, con i soggetti partecipanti e con gli operatori. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ampliato le strategie di comunicazione che dovevamo porre sul progetto. Non ne abbiamo identificata più una di riferimento, ma ne abbiamo trovate due, una verso il pubblico di riferimento e un'altra verso il linguaggio, il contenuto del messaggio. Per il pubblico di riferimento abbiamo scelto di andare per dimensioni. Prima attuare una strategia broadcast, dove comunque abbiamo attuato una comunicazione generale verso tutti i pubblici. Poi, attraverso questa strategia broadcast, abbiamo incominciato a differenziare quello che comunque era il target di comunicazione, attuando una tipologia di messaggio diverso man mano che noi andavamo, come dire, a scavare al funnel che ha presentato prima il collega Guglielmo De Gennaro, fino ad arrivare a una strategia concentrata di comunicazione, dove una volta che avevamo identificato i diversi pubblici, andavamo addirittura a concentrare, a intensificare il messaggio per i diversi pubblici. La strategia di comunicazione invece verso il contenuto del messaggio era, diciamo, di tipo un po' più ampiamente comunicazionale. Riguardava una strategia di tipo informativo, quindi dare informazioni sul progetto e sullo strumento degli appalti innovativi, una strategia di tipo comunicazionale, che comunque andava più a vedere una tipologia più rivolta all'identità, al contenuto, all'immagine del progetto, e poi una strategia relazionale che, rispetto a quello che siamo andati a fare in agenzia digitale, per quanto riguarda soprattutto il passaggio della consultazione, è risultato fondamentale, perché attraverso questa, diciamo, strategia di relazione ci è stato utile per poter arrivare a conquistare un pubblico di riferimento che era un po' quello che comunque era l'obiettivo del nostro messaggio di comunicazione per quanto riguarda la promozione dello strumento degli appalti innovativi. La consultazione. Noi, come ha presentato prima il Guglielmo De Gennaro, abbiamo questi passaggi: fabbisogno, consultazione e infine l'appalto. Ci siamo concentrati all'interno dell'agenzia sul processo di consultazione e soprattutto su cercare di, come dire, organizzare nel miglior modo possibile il processo di consultazione, perché abbiamo notato che attraverso la consultazione c'era possibile poter arrivare a un pubblico molto più ampio, quindi con una strategia broadcast, ma nello stesso tempo facendo formazione e divulgazione dello strumento e della procedura degli appalti innovativi. In questa slide, che troverete poi ovviamente pubblicata su Eventi PA Formats, dove ci sono le altre slide, qui diciamo diamo un po' una definizione di quelli che sono i principi di una consultazione aperta. Vorrei concentrarmi in particolare sull'ultimo passaggio, dove indipendentemente dal tipo di attività, l'ambito e la durata, le consultazioni devono rispettare alcuni principi. E in Agid, attraverso delle raccomandazioni sulle quali stiamo lavorando e che speriamo di pubblicare a breve, abbiamo identificato i cosiddetti principi di una consultazione. Quali sono i principi di una consultazione affinché essa diventi un evento mediatico capace di allargare la partecipazione e quindi promuovere nel nostro caso il progetto Smart Italy, ma anche lo strumento e la procedura degli appalti innovativi? Questi principi: innanzitutto deve essere aperta una consultazione, deve essere access, cioè tutte le parti interessate devono poter accedere in anticipo a tutte le informazioni pertinenti della consultazione. Deve essere ovviamente trasparente, tutte le fasi del processo devono essere trasparenti affinché ogni operatore, ogni università, ogni appartenente al terzo settore, ma anche ogni funzionario possa partecipare direttamente al flusso di comunicazione della consultazione. Deve essere visibile, cioè che tutti coloro che possono essere interessati devono essere consapevoli e quindi anche collegato alla trasparenza, consapevoli del processo di consultazione. E poi c'è il termine dell'accessibilità, un termine molto caro all'Agenzia per l'Italia Digitale, in quanto deve essere progettata la consultazione e realizzata con l'obiettivo di garantire la partecipazione più ampia.
In questo caso abbiamo anche, diciamo, un po' tutta la struttura di come deve essere organizzata una consultazione. Andrò un po' in generale, però queste slide le troverete su, come abbiamo detto prima, su eventi PA Formats, nelle quali troverete un po' tutti gli altri materiali. Qui in Agid stiamo strutturando quindi anche le fasi progettuali affinché la consultazione diventi quello che noi continuiamo a definire un momento mediatico, è quello che abbiamo definito il cosiddetto appalto evento. Premere l'acceleratore sulla consultazione e sulle fasi progettuali di un processo di consultazione permette quindi questo duplice obiettivo. Innanzitutto comunicare l'appalto in sé, cioè l'innovazione, quello che comunque è il tema dell'appalto di innovazione, ma anche ampliare il raggio di azione e fare anche una opera di comunicazione, un'incidenza di comunicazione anche di formazione e divulgazione di quello che è lo strumento. L'analisi dello scenario, la definizione degli obiettivi di consultazione, l'individuazione del target e soprattutto la misurazione, il monitoraggio e la valutazione sono fasi della fase di progettazione di una consultazione affinché essa possa, come dire, esplicare al meglio il suo potenziale mediatico e, come dire, raggiungere l'obiettivo di un appalto evento. Affinché comunque si possa allargare il più possibile il funnel al quale faceva riferimento prima il mio collega e raggiungere il duplice obiettivo sul quale ci stiamo concentrando, che sarebbe quello di comunicare l'innovazione che l'appalto vuole comportare, ma anche contribuire, ecco, a questo processo di formazione di una nuova procedura, di un nuovo strumento che è quello degli appalti di innovazione. Mi fermo qua, dopo il mio collega dell'ufficio di comunicazione riprenderà dopo spiegando un poco quali sono gli strumenti e i canali di comunicazione che più abbiamo usato affinché la consultazione come evento mediatico possa avere una massima risonanza e possa raggiungere un target più ampio rispetto a quello che comunque si possono raggiungere con gli strumenti che tutti conosciamo. Grazie mille. Buongiorno. Mi sentite? Io sono Emanuela Mariotti, lavoro in Agide, sono referente per quanto riguarda le attività di e-procurement. Diciamo, il mio intervento vuole darvi un'altra suggestione. Parliamo sempre di appalti, ma parliamo di appalti digitali. E in particolare, quindi parliamo di e-procurement. Cosa ne sappiamo dell'e-procurement? Riprendo quello come definizione quanto è definito nell'ambito della direttiva sui contratti pubblici del 2014, che indica l'e-procurement come la digitalizzazione degli acquisti pubblici, intesa quindi come strumento idoneo a semplificare la pubblicazione degli appalti, ad accrescere l'efficacia, la trasparenza delle procedure d'appalto, oltre a garantire un aumento della possibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. Quindi continuiamo a parlare di spesa pubblica, continuiamo a parlare di procedure dei contratti pubblici, il cui tema, come è stato finora discusso e anche indicato, è un tema da sempre rilevante. Basti pensare ai numeri che girano intorno alla spesa pubblica. Parliamo di circa 250.000 autorità pubbliche in tutta Europa che realizzano un volume di spesa pari a circa il 14% del prodotto interno lordo europeo. In Italia si attivano milioni di procedure di appalto con un valore complessivo di 150 miliardi di euro e un numero estremamente notevole di pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti che esprimono la propria domanda,
oltre 20.000 e centinaia di operatori economici che sono quelli che esprimono l'offerta in questo paradigma e quindi coinvolti. Quindi parliamo di numeri elevati in termini sia economici che di stakeholder coinvolti. Ed è per questo l'interesse da sempre che c'è intorno a questa tematica. Siamo partiti appunto anche dalla definizione data dalla direttiva europea, dalla quale poi è stato fatto il recepimento nei vari stati membri attraverso e quindi in Italia con il codice dei contratti, dove la visione europea è quella che l'importanza della spesa pubblica, in particolare la digitalizzazione degli appalti e quindi la digitalizzazione della spesa pubblica, gli procuramenti, tema così centrale che i procuramenti diventa proprio lo strumento chiave per l'attualizzazione del cosiddetto mercato unico dei servizi digitali. Un mercato, quindi uno spazio nel quale occorre, è necessario appunto ridurre tutte le barriere in modo tale da permettere una partecipazione più ampia alle gare, oltre ad una riduzione dei costi e dei tempi. Quindi possiamo pertanto pensare e definire l'e-procurement, quindi la digitalizzazione delle gare e degli appalti, come una leva strategica, come abbiamo detto prima, proprio uno strumento a disposizione della politica in quanto uno strumento di politica economica. Questo proprio perché operando in una maniera oculata in termini di spesa pubblica, la pubblica amministrazione può appunto stimolare l'occupazione, la crescita e creare appunto un'economia più efficiente e più inclusiva. L'e-procurement in realtà è proprio come possiamo dire, uno stretto connubio tra quella che è innovazione tecnologica e digitalizzazione della PA. In realtà noi stiamo parlando di procedure di contratti, che sono, diciamo, le procedure amministrative centrali di una pubblica amministrazione. Tutta la pubblica amministrazione fa acquisti e quindi sono le procedure amministrative per eccellenza. Parliamo di introduzione di una digitalizzazione degli acquisti basata quindi sull'innovazione dei processi, cioè non si tratta solamente di come dire, automatizzare il sistema, quello che viene fatto in cartaceo, quindi l'automazione di una procedura, ma anche l'introduzione di elementi innovativi, quindi una reingegnerizzazione del processo. Tutti criteri che sono alla base di quella che è la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. E quindi poi possiamo proprio pensare quindi l'e-procurement come una leva strategica proprio su cui investire, proprio per accelerare quella che viene finita, la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Quindi parliamo di trasformazione digitale di procedure amministrative basate sull'innovazione dei processi. Possiamo dire, prima parlavamo di appalti digitali, cioè appalti innovativi, ma anche secondo quello che aveva definito prima Guglielmo, diciamo, vogliamo introdurre anche un'innovazione degli appalti. Innovazione degli appalti, secondo, abbiamo visto prima, un paradigma l'introduzione, ad esempio, negli appalti innovativi dell'approccio collaborativo e quindi anche l'introduzione della digitalizzazione, quindi sempre l'innovazione per quanto riguarda
riguarda gli appalti. Questo per ricordarvi appunto che tutta questa strategia della trasformazione digitale dei vari processi della pubblica amministrazione, tra cui quello delle procedure dei contratti pubblici di cui è il codice, è ben rappresentata nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, che declina e definisce proprio i principali elementi di programmazione e di sviluppo e di gestione di tutti i sistemi informativi della pubblica amministrazione. Ma come ci troviamo adesso per quanto riguarda la digitalizzazione degli appalti pubblici? Non possiamo non parlare del PNRR, in quanto comunque la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività sono sicuramente gli elementi principali contenuti nelle famose sei milestone, delle sei misure del PNRR. Dove noi troviamo l'e-procurement assume un ruolo rilevante, rilanciata tutta la strategicità dell'e-procurement, considerato tra l'altro fattore abilitante al fine proprio di realizzare gli interventi previsti, realizzare in tempo gli interventi previsti nell'ambito del PNRR. Ma non solo, anche la riforma del codice dei contratti costituisce una delle milestone del PNRR, fa parte la riforma, quella M1 C170, che è la riforma 1.10, che è proprio quella della riforma dei contratti pubblici, che ha portato in realtà alla pubblicazione, e pochi giorni fa, del nuovo codice dei contratti. Quindi c'è stata l'approvazione il 29 marzo del decreto legislativo in attuazione della legge delega, ed è stato pubblicato ufficialmente il 31 marzo in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dei contratti. Il numero del decreto legislativo 36, che è entrato in vigore il 1 aprile, anche se le sue previsioni saranno efficaci a partire dal 1 luglio. Il codice è in continuità con il codice 50 del 2016, in quanto comunque attua sempre le direttive europee sugli appalti del 2014. Si dichiara un codice che è un autoesecutivo, che non rinvia ad altri provvedimenti, in modo tale che consente in questo modo di avere subito una completa conoscenza della disciplina da attuare. E ci sono questi famosi introduzioni nelle prime articoli ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, che vengono richiamati proprio come norme interpretative del codice stesso. Quindi in quanto principi del risultato, quindi l'obiettivo, quello di raggiungere proprio l'affidamento del contratto e la sua esecuzione nei tempi e con un rapporto tra qualità e prezzo. Quali sono? Ma la cosa fondamentale, la suggestione che voglio darvi in questo intervento, è quella proprio che il codice, come sempre in continuità con il codice precedente, ma in questo caso viene rafforzato, il tema della digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. Esiste proprio la parte seconda del libro primo, e quindi quella degli articoli dal 19 al 36, recante digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, dove venne rafforzato il tema della digitalizzazione, dell'utilizzo delle piattaforme di piattaforme digitali per lo svolgimento della gara ad uso delle stazioni appaltanti, delle
dell'interoperabilità tra le varie piattaforme e l'attuazione del principio del one solely, e quindi che sono tutti riferimenti ormai consolidati nell'ambito dei sistemi informativi o comunque di tutte quelle che sono la disciplina del settore digitale elaborata nell'ambito del CAD, del codice dell'amministrazione digitale. La digitalizzazione è sicuramente l'elemento fondamentale in modo da garantire la trasparenza delle procedure anche ai fini di un abbattimento del contenzioso, così come strumento digitale necessario per aumentare la partecipazione. E l'altro aspetto fondamentale è che la digitalizzazione è applicata in tutto il ciclo di vita dei contratti, intendendo il ciclo di vita, quello che parte dalla fase di pianificazione, programmazione per arrivare poi all'affidamento fino ad arrivare all'esecuzione del contratto stesso e introducendo il più possibile e ricorrendo all'uso di nuove tecnologie come l'uso dell'intelligenza artificiale e dei registri distribuiti. Fondamentali, diciamo, nell'ambito i principi generali che possiamo dire nell'ambito della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, sono sicuramente questo che vi ho accennato, cioè la disponibilità da parte di ogni stazione appaltante di una piattaforma digitale. Anzi, a questo proposito, chiederei alla regia se è possibile mandare il sondaggio e l'utilizzo, quindi il concetto della interoperabilità e quindi l'interoperabilità che permette la comunicazione, l'integrazione tra tutti i sistemi che fanno parte di questo ecosistema nazionale di procurement, la necessità di aderire alle direttive europee, all'utilizzo degli standard nell'ambito degli procurement che permette una uniformità di funzionamento da parte delle piattaforme e quindi di facilità da parte degli operatori di poter accedere alle piattaforme utilizzando modalità standard e comuni. La coerenza, abbiamo detto, con i principi generali del CAD, in quanto comunque le piattaforme sono piattaforme sono piattaforme digitali che devono interloquire con tutti i sistemi della pubblica amministrazione e che quindi fanno parte e sono disciplinate dalle regole del CAD, oltre a essere fatto appunto in linea con il regolamento per le protezioni dei dati personali. Quindi questi sono diciamo, i principi fondamentali che noi ritroviamo definiti nel nuovo codice dei contratti, che sono in continuità, dicevo, con quello precedente, ma che comunque rafforzano il tema della digitalizzazione dei contratti pubblici e che diventeranno l'applicazione del nuovo codice, le procedure digitali saranno obbligatorie a partire dal 1 gennaio del 2024. Ci sarà questo periodo di attuazione e di transizione fino alla fine dell'anno per partire poi dal 1 gennaio con l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle piattaforme per le quali è previsto nel codice, all'articolo 26, che Agid debba redigere le regole tecniche delle piattaforme. Volevo fare un'ultima suggestione sul fatto che anche, diciamo, andando suggerendo proprio l'approccio collaborativo e l'introduzione all'open innovation che è ereditata dall'ambito del procurement innovativo, degli appalti innovativi, anche nella stesura delle regole tecniche, Agid si è mossa e si sta muovendo in questo, non parliamo di consultazione di mercato,
mercato, ma parliamo però di un confronto con il mercato aperto, accessibile, in modo tale da garantire una più ampia partecipazione, una trasparenza di tutte quante le attività che si stanno svolgendo. Vi ringrazio e passo la parola al collega Mauro Tavoli. Eccomi di nuovo. Conto che adesso vedo che la piattaforma funziona meglio. Allora, quindi una serie di interventi. Ora, l'ultimo messaggio è: ma si può fare? Sì, si può fare. Si può fare di avere un appalto ambizioso, perché abbiamo capito che un appalto di innovazione è soprattutto un appalto ambizioso che vuole fare di più di quello che è disponibile sul mercato a scaffale. Quindi vogliamo essere ambiziosi, vogliamo dare alle comunità dei risultati migliori. Il caso dell'appalto sulle tecnologie per l'autismo è una storia che riteniamo importante. Appena possibile potete anche mandare il video, poi io lo fermerò in alcuni punti. Allora, siamo a Casarano, nel Salento. Tolgo il video per evitare problemi. E dove ci sono, c'è anche una comunità in cui diciamo, sono presenti, cioè è presente una particolare sensibilità rispetto al tema dell'autismo. C'è un'associazione importante che si chiama Amici di Nico, che raccoglie tante famiglie che hanno una difficoltà e le sta aiutando. Quindi è una caratteristica del territorio. Per questo motivo a Casarano si sono chiesti: possiamo fare di più? L'ha chiesto il comune, l'ha chiesto l'amministrazione comunale, ovviamente ha sentito la ASL, quindi c'è un insieme di soggetti territoriali e una comunità fatta da genitori di famiglie che ha espresso un bisogno, riuscire a fare di più. Riuscire eventualmente a utilizzare anche il meglio delle tecnologie per dare un aiuto. C'è stata una consultazione di mercato, hanno partecipato neuropsichiatri, università, centri di ricerca, aziende piccole e grandi, e dopo una procedura precommerciale, cioè una di quelle che è stata illustrata da Guglielmo, si è arrivati ad aggiudicare a 8 compagni. Queste 8 compagini, poi vi passo il link e potete vedere chi sono: ci sono università, ci sono piccole aziende, c'è la Federico II, l'Università di Bari, l'Università dell'Aquila, l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci sono delle aziende più piccole, quindi meno note. Ma vi do ora il link dove potrete leggere con le presentazioni di queste 8 compagini. Bene, queste 8 compagini hanno firmato un contratto, hanno iniziato la prima fase. In questa prima fase siamo andati a Casarano, siamo andati nella sede dove ci sono i bambini, dove ci sono gli operatori, ma siamo andati anche in piazza, come vedete da queste immagini, e lì gli operatori economici, le aziende, insieme al sindaco, hanno ascoltato i problemi delle famiglie. E nel primo periodo di esecuzione, sì, le imprese hanno fatto dei colloqui con il territorio per capire come presentare un'offerta di fase 2 che fosse ancora più efficace. Si tratta di 4 milioni di euro, si tratta di 8 compagini che diventeranno 4, i finanziamenti sono MISE, MIUR e Dipartimento, Trasformazione Digitale. Questa che vedete in questo momento è la squadra degli amici di Nico, più operatori sociali, più le scuole, le famiglie. Siamo tornati qualche giorno fa. Siamo tornati qualche giorno fa sul territorio per un momento incontro, c'erano 1.000 persone. Ok,
Potete vedere qualche informazione in più su questo appalto. Vi passo un paio di link. Uno è questo, dove vedrete informazioni sulle 8 compagini. Un altro è un ulteriore filmato. Beh, in questo ulteriore filmato che potrete vedere direttamente da YouTube, non ve lo rappresento, le 8 compagini che hanno vinto si presentano insieme in un convegno e raccontano l'una all'altra in pubblico le caratteristiche delle proprie soluzioni. Potranno, e questi 8 soggetti, quindi da un lato sono concorrenti, dall'altro lato tentano insieme di collaborare per alzare il livello dell'asticella e per rispondere alle aspettative crescenti delle famiglie, del territorio, della comunità. Chiudo qui, passo all'ultimo intervento che è Enrico De Grazia, vi illustrerà come e quali strumenti vi mettiamo a disposizione e abbiamo a disposizione noi per consentire alle amministrazioni di iniziare un percorso di innovazione con gli appalti. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti. Chiedo appunto di ricaricare la presentazione relativa alla comunicazione. Ecco, perfetto. Allora, io potrò controllare dalle freccette. Intanto mi presento, sono Enrico De Grazia, faccio parte, come il collega che mi ha preceduto, Tommaso De Rocchi, faccio parte dell'ufficio comunicazione e relazioni esterne di Agid. Ovviamente siamo qui perché io e il collega ci occupiamo dell'attività e delle azioni di comunicazione, in particolare per quanto riguarda il progetto Smarter Italy e la procedura degli appalti di innovazione. Per riprendere il filo del discorso, noi eravamo arrivati alle fasi progettuali della consultazione di mercato, definendo anche dei principi che deve rispettare la consultazione. E sulla base di questi principi, Agid si è dotata di alcuni strumenti e canali che ci consentono appunto di rispondere e di appunto rispettare questi principi che in precedenza ha esposto il collega Ed Eroclite. E allora andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi strumenti e questi canali. Naturalmente si parte da quelli che sono ormai diventati dei canali tradizionali, no? Quindi il sito web istituzionale di Agid è il primo canale, è il canale principale attraverso il quale noi diffondiamo le informazioni, no? E quindi comunichiamo al pubblico tutto quello che c'è da sapere sul bando che sta uscendo, sul progetto Smarter Italy, quindi sulle procedure che stiamo utilizzando, eccetera. Naturalmente affiancati al sito ci sono i canali social dell'ente, a cui appunto abbiamo aggiunto. Quindi i canali social dell'ente, quelli istituzionali, quindi il profilo LinkedIn, il profilo Facebook e Twitter di Agid, a cui abbiamo affiancato anche i canali specifici di progetto. Quindi ancora adesso non siamo ancora in una fase di lancio della promozione di questi canali, però a breve sicuramente troverete i canali dedicati sulle pagine social che ho citato in precedenza, relativi al progetto Smarter Italy. Naturalmente, oltre al sito web istituzionale, ci sono anche i due siti web a cui anche i colleghi hanno fatto riferimento, quindi c'è la piattaforma di appalti innovativi e il sito specifico sul programma Smarter Italy. La piattaforma appalti innovativi, diciamo che è più rivolta a un pubblico un po' più specializzato, magari che possiamo dire che è rivolta agli stakeholder, quindi
Su questa piattaforma è possibile seguire nel dettaglio tutti i processi, tutte le fasi del singolo appalto, del singolo bando che noi chiamiamo sfida. Appunto su questa piattaforma è possibile reperire tutti i documenti necessari anche per poter partecipare ai bandi, mentre il sito Smarter Italy l'abbiamo costruito in modo tale che sia più una vetrina di promozione del progetto Smarter Italy e quindi anche delle procedure, no, di appalti di innovazione. E naturalmente in questo secondo caso il target di riferimento è l'opinione pubblica nel suo complesso, no? Quindi è un target più generalista. Naturalmente per rispondere ai principi della consultazione che appunto ha citato in precedenza il mio collega di accessibilità, di trasparenza e di imparzialità, Agid si è dotata di alcuni strumenti, di alcuni tool. Naturalmente non faccio i nomi degli strumenti, ma immagino che molti di voi ne conoscano diversi. Per esempio, abbiamo utilizzato un software per il direct mail marketing, quindi quei software che si utilizzano normalmente per mandare le newsletter, che ci consente appunto di avere una maggiore flessibilità, affidabilità nella gestione delle campagne promozionali tramite l'utilizzo delle email. Ci consente di creare dei database ampi a cui poi indirizzare delle comunicazioni, quindi anche ci consente di fare delle strategie di promozione mirate perché grazie alla profilazione poi dei nostri utenti, noi riusciamo poi a inviare dei messaggi specifici sulla base del contenuto che vogliamo mandare e quindi dello specifico target a cui è maggiormente rivolto quel contenuto. Poi abbiamo anche l'utilizzo di software per la costruzione e la formazione di community. La collega Fancello appunto prima ha fatto riferimento alla creazione di community sul progetto Smarter Italy e noi appunto utilizziamo questi strumenti per appunto fare comunità di appalti di innovazione e fare comunità anche all'interno della nicchia del programma Smarter Italy in modo tale da favorire anche quel concetto di fare squadra che è fondamentale come dire, per rispondere in maniera positiva, per rispondere in maniera adeguata alle sfide che comunque complesse e difficili che vengono poste attraverso il progetto Smarter Italy, no? Quindi la produzione di innovazione di prodotti che non sono sul mercato, che quindi la ricerca, la progettazione e la ricerca di soluzioni innovative deve essere appunto realizzata e portata avanti non solo da una singola impresa, ma noi auspichiamo da un gruppo di cui faranno parte enti di ricerca, no? E quindi persone che fanno ricerca di innovazione, grandi imprese che magari hanno un budget a disposizione, start-up che mettono la loro idea a disposizione, eccetera. E poi c'è l'utilizzo anche di software per la gestione, archiviazione e analisi dei dati. Il software che noi utilizziamo appunto ci consente di profilare fin nel dettaglio i soggetti che aderiscono appunto alla consultazione, che partecipano alle nostre consultazioni. Questo appunto ci permette di calibrare al meglio tutti gli strumenti che abbiamo, di targettizzarli, quindi categorizzarli e appunto rendere il messaggio molto più efficace e molto più penetrante, diciamo così. Tra i canali social mi sono dimenticato naturalmente di citare YouTube, che è fondamentale, direi, anche perché noi abbiamo, oltre al canale YouTube istituzionale di Agid, quello generico attraverso il quale noi diffondiamo i nostri video, chiamiamolo così, promozionali, no? Emozionali sul progetto Smarter Italy e sullo strumento appalti innovativi. Abbiamo anche il canale dedicato agli appalti innovativi, all'e-procurement. Magari adesso, ecco, se riesco ve lo incollo anche in chat.
ma probabilmente anche dalla regia lo hanno già inserito, in ogni caso io lo rimetto. Attraverso questo canale noi, ecco, pubblichiamo proprio per rispondere a quei principi come la trasparenza, il principio di open, quindi per cercare la massima partecipazione alle nostre consultazioni, perché le consultazioni non sono dei singoli eventi che si esauriscono il giorno in cui facciamo l'evento in assemblea plenaria. Le consultazioni durano nel tempo e sono anche asincrone, nel senso che un'impresa, un ente di ricerca può partecipare alle consultazioni scrivendo una mail, partecipando, chiedendo di incontrare Agid in un incontro one-to-one, per esempio. Ecco, noi diamo a disposizione sul canale YouTube di Appalti Innovativi le registrazioni integrali delle consultazioni e quindi degli eventi pubblici che noi facciamo, in modo tale che chi non ha partecipato fino a quel momento può rivedersi gli eventi passati e poi, se vuole, partecipare a questo processo di produzione dell'innovazione. Allora, andando avanti, ecco, voglio far vedere un esempio di uno use case sulla campagna di comunicazione che abbiamo realizzato per il programma Smarter Italy. Allora, non so se qualcuno conosceva già il progetto già prima della pandemia, quindi degli anni di Covid. Perché ovviamente questo progetto era nato in precedenza, poi ovviamente causa pandemia, eccetera, c'è stato un rallentamento e quindi in questa seconda fase abbiamo avuto la necessità di dover rilanciare il progetto. Il rilancio del progetto è partito da un rebranding e quindi dalla realizzazione di un nuovo logo che naturalmente doveva, come dire, seguire, mantenere l'identità del logo precedente, che ora non posso farvi vedere, però diciamo, magari chi lo ha già visto se lo ricorderà, c'era una lampadina con delle frecce che andavano verso l'alto e sullo sfondo c'era l'Italia. Quindi questo rebranding è partito da quel logo di riferimento per creare questo nuovo logo che vedete con la lampadina stilizzata, le frecce che vanno appunto leggermente verso l'alto. Il tricolore, non c'è la bandiera dell'Italia, ma c'è il tricolore in una delle frecce. Quindi abbiamo ripreso più o meno tutti gli elementi di base del logo e abbiamo creato questo payoff: con l'innovazione si cresce. Questo rebranding poi l'abbiamo declinato anche sulla base delle esigenze del progetto, perché il progetto prevede i soggetti ospitanti che aderiscono al progetto sono delle grandi città, ma ci sono anche dei piccoli borghi che sono appunto definite smart city e borghi del futuro, e quindi c'è una declinazione cromatica rispetto alle due tipologie di soggetti ospitanti. E poi abbiamo creato una campagna di comunicazione che spero a breve vedrete su tutti i canali nostri e non solo, perché è una campagna che a breve noi lanceremo. Per questa campagna noi abbiamo voluto cercare di rompere gli schemi, no? Quindi abbiamo pensato di partire da una provocazione. Abbiamo voluto sfruttare appunto dei luoghi comuni o dei pregiudizi che si riferiscono all'Italia sulla base delle quattro macro aree in cui Smart Territory interviene, vale a dire la smart mobility, la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, la promozione dei beni artistici e culturali e il quarto, che è il benessere sociale delle persone e delle persone. Siamo partiti appunto da quattro pregiudizi. Quindi in questo caso vedete l'immagine: l'Italia non è un paese per giovani. Siamo partiti da un pregiudizio e abbiamo risposto o no. Quindi questo o no rompe l'idea del pregiudizio che si ha sull'Italia. E questo meccanismo attiva anche l'attenzione, no? Creando appunto interesse ad approfondire il messaggio. E questo era un messaggio dedicato all'area benessere delle persone. Per quanto riguarda l'area della mobilità, quindi della smart mobility, ovviamente uno dei luoghi comuni è il traffico, il problema del traffico. Il traffico è un problema senza soluzione. Anche in questo caso noi ci poniamo la domanda: o no, è possibile
risolvere invece questo problema. Con Smart Italy molto probabilmente si può risolvere. E quindi poi abbiamo il luogo comune sulla cultura, con la cultura non si creano posti di lavoro e così via. Abbiamo anche poi quello sulla sostenibilità ambientale, l'aria pulita si trova solo in campagna o no? Ecco, quindi questa è la campagna che noi abbiamo realizzato per Smarter Italy. E naturalmente, ecco, mi piace sempre dire che in comunicazione, ecco, non esistono delle regole rigide, esistono delle buone prassi. Noi in questi anni di esperienza con la realizzazione, l'organizzazione di consultazioni ed eventi di questo tipo, non abbiamo scritto delle regole, però abbiamo scritto delle buone prassi che poi pensiamo possano essere utili a tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia. Abbiamo un set di strumenti a disposizione molto efficaci per poter rispondere alle nostre esigenze e ai nostri obiettivi. Per cui noi, ecco, siamo qui anche per ci mettiamo a disposizione, no, di tutti coloro che, appunto, di tutte le pubbliche amministrazioni che abbiano intenzione di partecipare a questi processi e di fare innovazione. Io chiudo, scusate, sono andato oltre il tempo a me consentito. Passo la parola a Patrizia. Grazie. Schifano, che vedo già. Grazie in mille. Allora io ringrazio Enrico e ringrazio tutti i nostri relatori di questa ricca sessione pomeridiana. Vi diamo appuntamento, non sappiamo ancora bene quando, con i webinar di questo progetto, però qualcuno verrà, diciamo, calendarizzato entro aprile, quindi vi invitiamo a guardare sempre l'home page del Formez e la pagina di Eventi PA. Allora, adesso vi lasciamo con un ultimo video di Agid rispetto agli appalti innovativi. Vi ricordo che in questo progetto c'era una linea proprio dedicata agli appalti innovativi, che è quella che ha contribuito anche ad attivare le comunità di cui avete sentito parlare anche all'interno di questa comunicazione, di questo webinar. Vi ringrazio ancora, buon pomeriggio e chiudiamo con il video. Grazie mille. L'Italia non è un paese per giovani. Con la cultura non si creano posti di lavoro. Il traffico è un problema senza soluzione. E l'Italia è incapace di rinnovarsi. Oh no! Che cos'è Smarter Italy? Smarter Italy è un programma governativo che ha l'obiettivo di migliorare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso lo sviluppo e la sperimentazione nei territori di soluzioni innovative. Si basa sullo strumento degli appalti innovativi. La pubblica amministrazione non acquista prodotti o servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola operatori e imprese a sviluppare prodotti o tecnologie innovative per rispondere concretamente ai fabbisogni delle realtà territoriali. Quali sono le aree di intervento? Con questo programma, la pubblica amministrazione vuole stimolare lo sviluppo di soluzioni innovative in diversi ambiti. Smart Mobility, per il miglioramento sostanziale dei servizi per la mobilità di persone e merci nelle aree urbane. Valorizzazione dei beni culturali, per la crescita economica e turistica delle aree di rilevanza storica e artistica. Benessere sociale delle persone, per il miglioramento dello stato psicofisico dei cittadini. Protezione dell'ambiente, per il miglioramento della situazione ambientale in tutti i suoi aspetti. Ma come funziona Smarter Italy? Il percorso di realizzazione dell'appalto e quindi della soluzione innovativa segue tre fasi specifiche. Fabbisogno. I comuni e le altre amministrazioni partecipanti esprimono i fabbisogni da soddisfare attraverso soluzioni innovative, diventando in questo modo veri e propri laboratori di sperimentazione di tecnologie emergenti. Consultazione. L'Agenzia per l'Italia Digitale, che è stazione appaltante, apre una consultazione di mercato per confrontarsi con gli operatori potenzialmente interessati, grandi aziende, start-up, centri di ricerca, università, terzo settore e professionisti, e coinvolgerli nel processo di sviluppo della soluzione innovativa da ricercare. Appalto. Una volta circoscritta la possibile soluzione, la stazione appaltante definisce e qualifica l'oggetto dell'appalto e sceglie quale procedura seguire tra quelle tipiche dell'innovation procurement.
Infine, pubblica il bando di gara, ovvero lancia la cosiddetta sfida al mercato. A chi è rivolto Smarter Italy? Smarter Italy vuole accelerare la crescita del paese e soddisfare le esigenze espresse dalle amministrazioni aderenti al progetto, dalle ASL ai parchi nazionali, dalle grandi città ai piccoli borghi. Alle gare possono partecipare imprese, start-up, università, centri di ricerca, enti del terzo settore e liberi professionisti che proporranno progetti innovativi elaborati per rispondere alle esigenze indicate dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, grazie all'utilizzo di piattaforme di community, Smarter Italy favorisce e incentiva la collaborazione tra gli operatori economici che possono fare squadra, affrontando al meglio le singole sfide e ideando le migliori soluzioni. Come aderire? Il programma Smarter Italy è aperto a tutte le amministrazioni e soggetti pubblici interessati che possono proporre fabbisogni di innovazione, cofinanziare il programma, mettere a disposizione campi operativi di sperimentazione. Per saperne di più, vai su smarteritaly.appaltiinnovativi.gov.it.